Come è contestualizzato il soccorso alpino piemontese in ambito nazionale? Il soccorso alpino del Piemonte ha più di 1000 tecnici volontari che operano. È il più grosso servizio regionale che abbiamo. È anche quello che fa più interventi, perché supera di gran lunga i 1100 interventi all'anno. Le cifre l'anno scorso non le so, ma non ci distanziamo di tanto. È un servizio che è molto presente su tutto il territorio, anche perché la regione è una grande regione, ha decine di stazioni, ha parecchie delegazioni e, come posso dire, è talmente istituzionalizzato all'interno di questa regione che io penso, ma non perché lo dico io, ma che non se ne possa assolutamente fare a meno in questo momento. La comunità ha bisogno, tutti, ma ha bisogno anche del soccorso. E per quanto riguarda i punti radio, come si sta muovendo a livello nazionale? No, ma anche allora, noi abbiamo parecchi progetti in atto, finanziati un po' dallo Stato attraverso i ministeri di competenza che ci finanziano direttamente, ma anche e soprattutto dalla Protezione Civile, dal Dipartimento Nazionale. Proprio nell'ambito di questo ultimo filone di finanziamento, negli ultimi 3 anni abbiamo in maniera massiccia dirottato parecchi denari appunto per rifare, ricostruire tutta la nostra rete radio. E in questa regione, il Piemonte, è il classico esempio. Si è sentito prima, si sta passando da tutti i ponti analogici, per cui apparecchi analogici, con quelli digitali, con pod digitali che non sono compatibili tra loro, per cui bisogna sostituire completamente non solo i ponti radio ma anche gli apparati radio, sia quelli manuali, le radio portatili, sia quelli che sono poi nelle centrali, sono sui mezzi. Questo è chiaro che comporta, per una regione così strutturata, per un servizio regionale soccorso così strutturato, comporta un finanziamento molto molto importante che deve un po' provenire da tutti, cioè Dipartimento di Protezione Civile attraverso il soccorso alpino nazionale può dare il suo aiuto e anche gli enti locali, come succede in altre parti d'Italia, e anche la regione Piemonte deve per forza dare una mano per poter concludere questo ambizioso progetto. Qual è la sua percezione della cultura della sicurezza in montagna? Veniamo fuori da 3 anni strani, no? Con questo Covid-19 che ci ha accompagnato, insomma, dappertutto, nel lavoro, nelle famiglie, nella scuola. Anche noi siamo stati, pur non avendo mai interrotto la nostra attività, perché abbiamo dovuto fare soccorsi anche in pieno lockdown, ci siamo adeguati, abbiamo avuto la fortuna di poterci vaccinare molto molto presto, e abbiamo avuto anche la fortuna di poter fare le nostre attività con tutti i nostri sanitari che ci stavano dietro. Noi abbiamo un importante servizio sanitario interno al soccorso alpino e non abbiamo avuto grossi contrattempi. Cosa vuol dire questo però? Che nel momento in cui le due estati trascorse, che è il periodo di maggiore affluenza alla montagna, si era anche liberi di andare in montagna, i nostri numeri sono aumentati in maniera molto, molto importante, molto concreta. Siamo passati da 10.000, abbiamo superato i 10.000 interventi, adesso abbiamo passato anche 11.000 durante l'anno, però concentrati soprattutto nella fase estiva. Perché questo? Non perché la gente si sia improvvisamente insomma dimenticata di adottare la giusta prudenza nell'andare in montagna, semplicemente perché c'è stata più affluenza, tante persone, ecco, quello sì, magari poco preparate, si sono riversate, no? Sembra davvero andare in montagna perché al mare, vi ricordate due stati fa, era quasi impossibile, no? Anche l'anno scorso, voglio dire, andare in sicurezza, per cui le montagne hanno vissuto questo sovraffollamento che ha portato appunto a numeri molto molto importanti. Io credo che tutto questo ritornerà all'interno di numeri accettabili nei prossimi anni.